amici sportivi, un cordiale saluto dallo stadio Nino Vaccara, dove quest'oggi si giocherà la gara valida per la 12ª giornata del campionato di eccellenza girone A tra Mazara e Leonfortese, con la cortese collaborazione di Enzo Pipitone alle riprese e alla regia. Andiamo a leggere le formazioni che oggi scenderanno in campo. Leonfortese che scende in campo con Caglieco, Di Pasqua, Di Perna, Lopez, Russo, Puleo, Meta, Bello, Lentini, Giolito e Mannino. A disposizione in panchina Cavallaro, Parisi, Alassia, Niang, Barcio, Danca, Scirè e Caputa. Allenatore il signor Sebi Catania. Il Mazara risponde con Thomas, Ventrone, De Martino, Federico, Semeraro, Pirrello, Camarà, Pace, Saia, El Amraoui e Gomez. A disposizione in panchina Dominguez, Touré, Vallone, De Vivo, Cardoso, Fernandez Castro, Cesar, Longo e Gancitano. Allenatore il signor Dino Marino, squalificato quest'oggi in panchina il tecnico in seconda e preparatore atletico Paolo Calandrino. Andiamo a leggere anche quella che è la designazione arbitrale per la sfida odierna. Arbitra l'incontro il signor Rosario Zangara di Palermo, coadiuvato da Giuseppe Di Marco, primo assistente anche lui della sezione di Palermo. Il secondo assistente è invece il signor Francesco Camarda della sezione di Trapani. Una vera e propria sfida a spartiacque per le due squadre. Mazara che vuole continuare a volare in alto con una vittoria. Infatti i canarini confermerebbero l'inatteso a questo punto posizione, piazzamento playoff. Ricordiamo che il Mazara è partito con ambizioni di salvezza, di una salvezza tranquilla. Invece la squadra di mister Marino sta sorprendendo, un po' a sorpresa appunto, scusate la ripetizione, si trova nelle parti alte della classifica. Leonfortese invece, anche per questo è una sfida spartiacque, che staziona nella zona bassa di classifica, quindi anche per la Leonfortese un incontro importante. Fischio d'inizio arrivato adesso con la Leonfortese che gestisce il primo pallone della gara. Leonfortese in tenuta verde, maglia verde, pantaloncini e calzettoni bianchi. Il Mazara con la consueta divisa giallo-blu, maglia gialla con inserti blu, pantaloni e calzettoni blu. Subito rimessa laterale per la Leonfortese affidata al numero 3 Di Perna, che cerca in avanti Lentini, contrastato però da Ventrone. Poi non riesce il passaggio per Pace, messo giù Mannino, calcio di punizione per la Leonfortese. Inizio a sprombattuto della squadra di mister Sebi Catania, che come dicevamo cerca punti salvezza, soprattutto dopo la sconfitta interna della settimana scorsa, rimediata contro lo Sciacca. Bello all'indietro, Russo gestisce palla la difesa della Leonfortese, adesso Di Pasqua. Prova a cercare un traversone in avanti il difensore della Leonfortese, il Mazara però recupera il pallone, adesso è Federico a gestirlo, allarga sulla sinistra per De Martino. De Martino in avanti a lanciare la velocità di Saia, troppo impreciso il passaggio, nuovo fallo laterale a disposizione della formazione ospite. Se la Leonfortese è reduce dalla sconfitta interna contro lo Sciacca, il Mazara invece arriva a questo appuntamento dopo la bella vittoria della settimana scorsa a Carini contro il Resuttana San Lorenzo, una vittoria in rimonta che ha proiettato la squadra di mister Marino a quota 21 punti. Resuttana che era passato in vantaggio nel primo tempo con un gran gol di Logrande. Poi nella ripresa è arrivata la rimonta gialloblu con Gomez e Federico. Adesso altro lancio in avanti della Leonfortese. Arrivano a contrasto Lentini e De Martino. Poi prova la conclusione il numero 9 della Leonfortese, ribattuto dalla difesa del Mazara. Adesso Saia a gestire un pallone complicato. Mazara perde il possesso della sfera, lancio in avanti della Leonfortese, ma il numero 7 Elton Meta albanese è in fuorigioco. Dunque calcio di punizione in favore della squadra canarina. Sul punto di battuta c'è Pirrello, che cerca il compagno di reparto Semeraro, poi allarga sulla destra per Ventrone. Ventrone in avanti a cercare soluzioni, arriva il contrasto di Lentini che mette in fallo laterale. Ventrone ancora in avanti dalla rimessa laterale, c'è la trattenuta su El Amraoui non ravvisata dall'arbitro. La difesa della Leonfortese poi mette in fallo laterale nuovamente, nuova rimessa a disposizione del Mazara. Ancora una volta è Ventrone a incaricarsi della battuta con le mani. Gomez non salta, non arriva sul pallone che arriva direttamente tra i guantoni del portiere Caglieco, che fa ripartire la manovra dalla retroguardia ennese. Mannino cerca l'impostazione dai piedi di Bello, Lentini con uno stop volante di petto abbastanza elegante, poi gestisce il pallone il numero 9 della Leonfortese che allarga sulla destra per Di Pasqua. Vince un contrasto il
terzino della Leonfortese che poi prova a mettere in mezzo, attenta la difesa del Mazzara in questa occasione che allontana il pericolo. Saia adesso a gestire il possesso della sfera, allarga sulla destra per Ventrone, in avanti a cercare Camarà, Camarà però perde il possesso del pallone, poi lancia in avanti per la formazione ospite, c'è Semeraro a controllare il pallone, bello stop di petto da parte di Camarà che di petto appunto serve Federico, lancia in avanti per Gomez che con la sua velocità non riesce però a superare il diretto avversario Puleo, e pallone che si spegne nuovamente tra le mani del portiere Caglieco. Nuovamente Leonfortese che riparte da dietro, lancia in avanti all'indirizzo di Lentini, anticipato però da De Martino, poi il colpo di testa di Pace in fallo laterale. Ci sono un paio di sorprese nella formazione iniziale del Mazzara che deve fare i conti con l'assenza forzata per squalifica di Bertoglio dopo l'espulsione rimediata la scorsa settimana. Il classe 2003 si è beccato 5 giornate di squalifica dal giudice sportivo, ma oltre a Bertoglio mancano anche Fernandez Castro e Cesar che figurano comunque regolarmente in panchina al suo posto, al loro posto in campo Pace a centrocampo, oggi lanciato titolare, e Saia nel reparto avanzato. Adesso c'è Bello a gestire il pallone, poi il numero 8 della Leonfortese mette la sfera in fallo laterale per consentire ai soccorsi, all'indirizzo del giocatore della Leonfortese che è rimasto a terra. Nel frattempo vediamo di capire di chi si tratta, c'è un capannello di giocatori attorno al numero 11 Giuliano Mannino, che è uno dei due under scelti oggi da mister Catania, l'altro il numero 10 Massimo Giolito, classe 2003. Mazzara che restituisce palla alla Leonfortese, sono due gli under anche per il Mazzara, entrambi classe 2004, si tratta del numero 2 Simone Ventrone e del numero 9 Davide Saia. Leonfortese che riparte nuovamente da dietro, impostazione affidata in questo caso a Russo, lancio in avanti, nuovo lancio in avanti a cercare Meta che stoppa il pallone e poi prova a servire in velocità Lentini. Si alza uno strano campanile all'interno dell'area di rigore del Mazzara, poi arriva l'intervento di testa di De Martino a mettere in calcio d'angolo. Dunque corner in favore della formazione ospite, sono già passati 5 minuti, non si registrano ancora chiare occasioni da annotare sul nostro taccuino, però gara che è cominciata comunque in maniera abbastanza vivace. Batte il calcio d'angolo a Leonfortese, arriva la presa alta di Franco Thomas che può far ripartire la manovra del Mazzara, poi opta per il lancio lungo contrastato da Lentini che ha commesso fallo a giudizio dell'arbitro. Sarà dunque calcio di punizione in favore del Mazzara mentre il portiere Thomas chiede il cartellino giallo all'indirizzo di Lentini. Provvedimento disciplinare però che non arriva da parte del direttore di gara, dunque Mazzara che può beneficiare di un calcio di punizione per ricominciare la manovra da dietro. Adesso è lo stesso Thomas che posiziona il pallone quasi al limite dell'area di rigore, serve nei paraggi Semeraro. Porta palla il numero 5 del Mazzara che poi la affida al numero 6 Pirrello. De Martino sulla sinistra, lancia in avanti dove però ci sono soltanto maglie verdi. Lo stop da parte di Russo contrastato da Elamraoui, la palla che finisce in fallo laterale, nuova rimessa con le mani in favore della formazione di mister Sebi Catania. Leonfortese che all'attivo ha soltanto 10 punti dopo 11 giornate giocate fin qui, zona playout per i biancoverdi, 6 i gol fatti fin qui dalla formazione di mister Catania, di questi 4 sono arrivati in trasferta, con 6 gol la Leonfortese è anche il secondo peggior attacco del torneo fin qui. Intanto c'è un'occasione per la squadra ospite con Lentini che prova il tiro, smorzato da Pirrello, arriva il pallone viene bloccato poi da Thomas che fa ripartire l'azione del Mazzara. Questa è, possiamo dire, la prima occasione della partita che arriva dopo 7 minuti con questo destro provato da Lentini e smorzato da Pirrello. Fallo laterale per il Mazzara già battuto da De Martino, Gomez la prolunga per Elamraoui che poi porta palla nei pressi della linea di centrocampo, allarga sulla destra per Camarà che può sfruttare anche la sua velocità, salta un uomo il numero 7 del Mazzara che poi prova ad allargare sulla sinistra, il servizio è a metà tra Gomez e Saia, la palla termina direttamente sul fondo, dunque sciupa un'occasione in questo caso il Mazzara regalando una rimessa dal fondo alla Leonfortese. Yes.
sembra non avere nessuna fretta il portiere della squadra ennese in occasione di questo calcio di rinvio. Adesso si posiziona il pallone a terra, l'estremo difensore classe 2000 invita i compagni ad andare avanti, dunque arriverà una battuta lunga. Rinvia adesso il portiere della Leonfortesa a cercare i centimetri di Lentini, contrastato però da Pirrello che riconquista palla per il Mazzara, soltanto per un attimo però, perché poi c'è Di Perna che prova a rilanciare l'azione della Leonfortesa. Adesso Di Pasqua sbaglia il servizio in avanti, regala in questo caso una rimessa laterale ai gialloblu. De Martino alla seconda presenza da titolare dopo quella di domenica scorsa contro il Resuttana San Lorenzo, batte la rimessa laterale ma il Mazzara perde il possesso della sfera. Poi l'anticipo di Semeraro su Meta, adesso Camarà dialoga con Ventrone che cerca alla cieca in avanti Gomez. Gomez prova a lanciare la velocità dei due esterni qui a destra, ma la palla finisce direttamente tra le braccia del portiere ospite Caglieco. Adesso è Russo che prova a cercare soluzioni, nel frattempo c'è anche un fallo da parte del Mazzara, calcio di punizione per la Leonfortese nella propria metà campo. Diciamo Mazzara che deve rinunciare a diversi uomini, oltre a loro dovranno stare attenti ai provvedimenti del direttore di gara. In tre sono Federico, Ventrone e Camarà, tutti e tre diffidati, dunque un'ammonizione comporterebbe l'assenza forzata per la gara di domenica prossima che il Mazzara disputerà nuovamente in casa, nuovamente al Nino Vaccara contro lo Sciacca. Calcio di punizione battuto adesso, palla alta poi messa giù di petto da Di Perna. Bella giocata da parte di Giolito che cerca soluzioni offensive per la Leonfortese. Poi Pace non subisce fallo dal giocatore della Leonfortese. Giolito prova il destro, destra è troppo debole per impensierire Thomas che blocca il pallone. Arbitro che non aveva ravvisato il fallo su Pace e ha lasciato correre. Leonfortese che ha collezionato una nuova occasione con questo tiro in porta da parte di Giolito. Adesso Camarà prova a proporsi in avanti per la squadra di casa. Camarà serve per vie centrali e Lambraui che scocca il tiro. Il sinistro termina di un soffio al lato, vicino al gol il capitano del Mazzara che non si è ancora sbloccato, ricordiamo, in questa prima parte di campionato. È strano lo zero accanto ai gol segnati per un calciatore di esperienza come Sami Elamraoui, che però ha sfoggiato tanti assist in questa prima parte di campionato, deve ancora sbloccarsi. Siamo sicuri che non appena lo farà andrà a segno con più regolarità. Calcio di rinvio per la Leonfortese, Caglieco cerca il lancio lungo all'indirizzo di Lentini, arriva più in alto di lui però Pirrello che poi allarga sulla sinistra per De Martino. Campanile alzato dallo stesso terzino sinistro, messo giù il pallone da Saia che subisce fallo, calcio di punizione in favore del Mazzara. Adesso arbitro a colloquio con Pace, ci sono Pace e Elamraoui sul punto di battuta. Probabilmente Pace sta chiedendo spiegazioni per quel fallo non ravvisato un paio di minuti fa quando Giolito con il destro ha provato a impensierire Thomas che ha comunque bloccato centralmente. Vediamo per quale soluzione opterà il Mazzara in occasione di questo calcio da fermo. Ripetiamo, sono in due sul pallone, Elamraoui col sinistro o Pace con il destro. Alla fine parte Lambraui che prova a mettere all'interno dell'area, libera però la difesa della Leonfortese sui piedi di Isaia che poi prova un servizio morbido all'interno dell'area di rigore. Non ci sono maglie gialloblu e riparte la Leonfortese con un rinvio da parte del portiere Caglieco. Colpo di testa di Pirrello ad allargare sulla destra per Ventrone che cerca il lancio in avanti all'indirizzo di Lambraui. Arriva il colpo di testa della difesa della Leonfortese, poi Lambraui commette fallo sul diretto avversario. Leonfortese che può beneficiare di un calcio di punizione. Diciamo solo 6, soltanto 6 i gol segnati dalla Leonfortese fin qui, portano la firma di Caputa e Lentini che hanno realizzato 2 gol a testa, un gol a testa invece per Girgenti che oggi non figura in distinta e Meta oggi in attacco con Lentini con la maglia numero 7. Pace di testa serve Federico, poi Federico perde il pallone nel contrasto con Lentini, lo riconquista soltanto per un attimo Camarà perché lo perde a beneficio di Bello, poi Di Perna all'indietro per Puleo. Lopez, lancio sulla sinistra a cercare nuovamente Di Perna che
anticipa Ventrone e serve proprio Elton Meta, lancia in avanti per Lentini, ancora sulla sinistra per lo stesso Di Perna, strano campanile alzato in questo caso da Ventrone, Di Perna prova a mettere in mezzo per Meta che non riesce a superare con il fisico De Martino, che poi col mancino serve Saia. Bravo in questo caso il giovane esterno del Mazzara a mettere giù il pallone e a subire fallo dal diretto avversario, calcio di punizione in favore del Mazzara. Pirrello per Semeraro, adesso Ventrone sulla destra. Pressa alta la Leonfortese in questa fase di partita, Mazzara che deve cercare necessariamente altre soluzioni offensive, infatti al momento non sembra in grado di poter gestire la manovra direttamente da dietro, infatti adesso Thomas va al lancio lungo per Gomez, anticipato però in questo caso da Russo. Poi il Mazzara riconquista il pallone e l'Amraoui prova a prolungare, ma la Leonfortese nuovamente con un lancio in avanti. Adesso l'Amraoui a contrasto con il numero 3 Di Perna, poi arriva Mannino a servire, a far ripartire da dietro la manovra della Leonfortese. Lancio di Lentini in avanti per Meta, partito sul filo del fuorigioco, si alza la bandierina del secondo assistente del direttore di gara, offside e dunque conseguente calcio di punizione in favore della squadra canarina. C'è Semeraro sul punto di battuta, Semeraro poi serve il compagno di reparto Samuele Pirrello. Adesso sulla sinistra per De Martino, Saia alla memoria per Pace, però la palla arriva direttamente sui piedi dei calciatori della Leonfortese che cercano l'ennesimo lancio in avanti. Arriva prima di tutti Semeraro, che poi protegge il pallone con il corpo e serve di tacco De Martino, che perde la sfera sulla pressione di Mannino. Poi la Leonfortese conquista una buona rimessa laterale in zona offensiva. Sarà probabilmente il capitano Di Pasqua a incaricarsi della battuta, è uno degli uomini più esperti a disposizione di mister Sebi Catania, classe 88 Di Pasqua. In campo c'è anche un classe 86, si tratta di Marco Russo, il vice capitano. Palla messa in mezzo, salta più in alto di tutti Thomas, che agguanta la sfera e fa ripartire il Mazzara sulla destra con Camara. Camara supera la linea di metà campo, adesso punta la difesa avversaria. Camara preferisce il servizio lungo per Gomez, che può mettere in mezzo, lo fa, il servizio è però impreciso, la palla termina direttamente oltre la linea di fondo e Leonfortese che dunque potrà ripartire con una rimessa con i piedi del proprio portiere Lautaro Caglieri. Già battuta la rimessa a beneficio di Russo, che poi cerca l'ennesimo lancio in avanti per Lentini, che blocca di petto, stoppa di petto, poi la mette giù. Il contrasto con Pace è vinto dal numero 9 della Leonfortese. Adesso Bello prova a lanciare a memoria sulla sinistra, ma c'è Ventrone che arriva prima di tutto sul pallone, poi il pallone è letteralmente buttato dal terzino del Mazzara. Adesso nuova occasione per la Leonfortese, Lentini la mette giù, arriva l'anticipo di Federico ad anticipare proprio la conclusione col mancino di Lentini. Adesso Pirrello protegge il pallone sulla pressione di Elton Meta, finisce giù il difensore centrale del Mazzara, fallo del numero 7 della Leonfortese, calcio di punizione in favore dei gialloblu. Ritmi blandi in questo primo quarto d'ora, siamo nel corso del 17° minuto di gioco, soltanto un'occasione per parte sul nostro taccuino con le squadre che ancora non hanno premuto sull'acceleratore, si stanno praticamente studiando. Lopez prova a mettere giù, ma serve involontariamente Pace, che può far ripartire l'azione del Mazzara. L'Amraoui dialoga con Gomez, poi perde il possesso della sfera la squadra di mister Marino. Adesso Ventrone sulla destra per Camara, che salta secco il numero 3 Di Perna, poi perde palla sul contrasto con un altro uomo della Leonfortese. Non c'è fallo a giudizio del direttore di gara. Adesso Lentini difende il possesso della sfera, lancia in avanti Meta in posizione regolare secondo la terna arbitrale. Esce il numero 1 del Mazzara, il portiere Franco Thomas, che commette fallo sullo stesso Meta, salvando letteralmente il Mazzara in questa occasione. Dunque giallo ben speso, cartellino giallo per Franco Thomas, il primo ammonito della gara, l'estremo difensore del Mazzara, ma Meta era arrivato al limite dell'area, letteralmente lanciato a rete dal compagno di reparto Lentini, e dunque Leonfortese che può approfittare, può beneficiare di un calcio di punizione quasi dal limite dell'area. Dunque buona occasione questa per la Leonfortese quando siamo arrivati al 18° minuto con questo lancio di Lentini che sul filo del fuorigioco ha servito Meta, che poi ha provato a involarsi
verso la porta difesa da Franco Thomas. È uscito dalla propria area di rigore l'estremo difensore argentino del Mazzara, ha messo giù l'attaccante albanese, calcio di punizione e conseguente cartellino giallo per il portiere del Mazzara. Sono tante maglie verdi sul pallone, adesso si allontanano Lentini e Mannino, restano sul pallone il numero 4 Julian Lopez e il numero 2 il capitano della Leonfortese Angelo Di Pasqua. 5 uomini in barriera per il Mazzara, parte Di Pasqua che prova la conclusione, viene deviata in corner, anzi finisce direttamente in fallo laterale da parte di Semeraro. Ha provato la soluzione di Potenza, la Leonfortese in questa occasione con la conclusione di Pasqua, magari a cercare una deviazione che potesse trarre in inganno il portiere Franco Thomas, è arrivata però la deviazione in fallo laterale da parte di Semeraro. Adesso nuova rimessa con le mani per la squadra biancoverde che staziona in zona offensiva da un paio di minuti. Sul pallone c'è sempre il numero 3 di Perna che prova a lanciare in avanti Lentini. Lentini a contrasto con due avversari. Federico mette giù Lentini senza fallo a giudizio dell'arbitro, dunque sarà semplice rimessa laterale per la squadra canarina. C'è Ventrone sul pallone, Ventrone il lancio in avanti all'indirizzo di Elam Rovi, non ci arriva Gomez, poi Camara prova proprio a lanciare lo stesso numero 10 del Mazzara che evita con una finta di corpo il diretto avversario, ma arriva prima di tutti il portiere Caglieco che mette direttamente in fallo laterale. Camara per Elam Rovi che mette giù col petto, poi difende il pallone nei pressi della linea laterale, la palla oltrepassa la linea laterale, dunque nuova rimessa con le mani per il Mazzara. Ventroni in avanti per Gomez, anche lui la mette giù di petto e poi prova a metterla in mezzo, guadagna qui un buon calcio d'angolo il numero 11 del Mazzara, dunque corner per la squadra di mister Marino, conquistato in questo caso dal numero 11 Gomez che in questa stagione è anche il capocannoniere del Mazzara con 5 gol realizzati fin qui, l'ultimo dei quali domenica scorsa, quello che aveva ristabilito momentaneamente la parità in casa del Resuttana San Lorenzo. Adesso si attende un nuovo pallone, quello che era a disposizione di Elam Rovi probabilmente non andava bene, doveva essere sgonfio. Adesso Federico restituisce la palla proprio a Elam Rovi. Dunque si attende la battuta del corner da parte del capitano del Mazzara. Sono in 6 le maglie giallo-blu all'interno dell'area di rigore. Nel frattempo si avvicina anche Saia alla bandierina. Elam Rovi mette in mezzo, dove arriva Gomez che però non riesce a deviare il pallone. Buona occasione qui per il Mazzara. Gomez non è riuscito nella deviazione. Dunque quando siamo al 21esimo minuto, Mazzara che si riaffaccia pericolosamente dalle parti di Caglieco sugli sviluppi di un calcio d'angolo, non è riuscito nella deviazione Gomez. Nel frattempo è rimasto a terra anche un difensore della Leonfortese, si tratta del numero 6 Vincenzo Puleo che adesso fortunatamente si rialza senza conseguenze, dunque si riprenderà con una rimessa dal fondo. Sarà una rimessa dal fondo lunga quella battuta dal portiere della Leonfortese a cercare ancora una volta Lentini, stavolta prolunga l'attaccante della Leonfortese. Arriva però l'intervento di De Martino ad allontanare il pallone, Mazzara che si può riproporre in avanti sulla sinistra con il numero 9 Davide Saia. Duello in velocità con Russo, vinto proprio da quest'ultimo che protegge la rimessa dal fondo, nuova occasione, nuova rimessa con i piedi per il portiere ospite, con questo pallone che è finito oltre la linea di fondo, protetto proprio dal vice capitano del Leonfortese Marco Russo. Rimessa dal fondo battuta adesso, sempre a cercare i centimetri di Lentini che stavolta anticipa De Martino, però serve involontariamente pace. Adesso mette giù il pallone Camara che poi allarga sulla destra per Ventrone.
L'entrò nel studio il piazzamento dei compagni, serve nelle vicinanze Federico, che poi dialoga con Camara. Ancora Federico, Federico in avanti, la palla però viene deviata da Bello, che riconquista il possesso della sfera per la Leonfortese, che adesso si può distendere in avanti. C'è Lentini che allarga sulla sinistra per Elton Meta, cerca di servirlo nuovamente in area di rigore, arriva l'intervento di Pirrello ad allontanare il pallone, poi nuovamente la Leonfortese con il giocatore con la maglia numero 10, Massimo Giolito, che protegge la rimessa laterale. Sarà di perna a incaricarsene con Bello che prolunga il pallone, Ventrone che non riesce ad allontanare il pericolo, si rifugia nuovamente in fallo laterale il numero 2 del Mazzara, mentre vediamo già qualche movimento sulla panchina della squadra gialloblu con Fernandez Castro che si sta riscaldando proprio nei pressi del punto di battuta di questa rimessa laterale. Adesso Camarari conquista il pallone per il Mazzara. Palla per Federico che sbaglia il servizio in avanti, Bello prova la conclusione, totalmente errata, la palla che è finita quasi in fallo laterale, protetta però da Di Pasqua che poi fa rimpallare il pallone sul corpo di De Martino e conquista a sua volta un fallo laterale. Mannino, ancora De Pasqua. Di Pasqua prova a mettere in mezzo, arriva l'intervento di Meta che non riesce a correggere in porta la traiettoria del pallone, nuova occasione quando siamo al 24esimo minuto per la Leonfortese con questo cross in mezzo di Pasqua. Meta non è riuscito in acrobazia, al volo, a correggere la traiettoria del pallone. De Martino mette giù il rinvio dal fondo di Thomas, poi perde il pallone sulla pressione del numero 11 Mannino. Guadagna però un fallo il terzino classe 2002 in forza al Mazzara, già battuto da Pace. Pirrello, Semeraro sulla destra per Ventrone che addomestica un pallone non semplicissimo, poi Camara prova a superare con un gioco di prestigio di perna che però è attento e chiude la giocata del numero 7 del Mazzara che comunque guadagna un fallo laterale. Adesso c'è una sbracciata proprio nei confronti dell'Amraoui con la Leonfortese che comunque riconquista il possesso della palla. Sfera messa giù da Lentini che poi prova a lanciare in avanti Meta. Adesso Ventrone subisce fallo proprio da Lentini. Sarà dunque calcio di punizione per il Mazzara nei pressi della panchina ospite. Mentre lo stesso Lentini va a lamentarsi, va a spiegare le sue ragioni al direttore di gara Rosario Zangara di Palermo. Lo stesso fa anche Sami Elamraoui, capitano del Mazzara, che probabilmente si sta lamentando della sbracciata di qualche secondo fa. Si riprenderà con un calcio da fermo per il Mazzara, Federico all'indietro per Semeraro, Pirrello, De Martino, in avanti a cercare Saia, però viene chiuso il numero 9 del Mazzara dall'intervento di Pasqua, sarà nuovo fallo laterale per il Mazzara. Fallo laterale battuto da De Martino a cercare Gomez, viene però anticipato da Bello e Leonfortese che può nuovamente ripartire in avanti con Lentini nei pressi della linea di centrocampo, subisce fallo da parte di Semeraro il numero 9 della Leonfortese, calcio di punizione proprio all'altezza del cerchio di centrocampo per la squadra allenata da mister Sebi Catania. Ritmi blandi che continuano, fase di studio delle due formazioni che continua, fin qui poche le occasioni registrate, 1-0-0 sostanzialmente giusto finora, con la Leonfortese che adesso prova a riproporsi in avanti, arriva però l'intervento di perna a mettere la palla in avanti ancora per Meta che poi torna dal numero 3 che mette in mezzo, l'intervento da parte di De Martino che in due tempi salva il Mazzara, dunque sarà calcio d'angolo in favore della squadra, anzi calcio fallo laterale in favore della squadra biancoverde, affidato nuovamente al numero 3 di perna. Perna prova a mettere in mezzo per Lentini con la conclusione del numero 9 che finisce abbondantemente alta sopra la porta difesa da Franco Thomas.
Rimessa dal fondo per il Mazara, siamo al 28esimo minuto, risultato ancora fermo sullo 0-0, con il Mazara che può ripartire da questo rinvio con i piedi del portiere Franco Thomas a cercare i centimetri di Gomez, che prova a prolungare di testa all'indirizzo di Elam Rawi. Si salva però la difesa della Leonfortese, che allontana il pericolo. Poi Gomez, il cui servizio in avanti è impreciso per i compagni, palla che finisce direttamente tra le braccia del portiere della Leonfortese, Lautaro Calleco, che adesso lancia sulla sinistra di perna in avanti a cercare Meta, che arriva prima della difesa del Mazara, poi Semeraro a rilanciare in avanti l'azione dei Canarini. Adesso di perna prova a impostare la difesa della Leonfortese con questo lancio in avanti all'indirizzo di Meta. Semeraro di testa allontana il pericolo, però la Leonfortese staziona stabilmente in questa fase di gioco nella metà campo del Mazara con questo ennesimo lancio in avanti da parte della difesa canarina, che termina nuovamente tra le braccia del portiere ospite. Azione sulla destra, che si sviluppa sulla destra per la Leonfortese, con il lancio in avanti di Meta che prova a prolungarsi il pallone. Arriva ancora una volta l'intervento di Semeraro a salvare i suoi, poi De Martino non riesce a tenere il pallone in campo, sarà fallo laterale in favore del Mazara. Non dal Mazara. Scusate, fallo laterale in favore della Leonfortese. Adesso Elam Rawi finisce giù, poi tocca il pallone con le mani, aveva però subito fallo il capitano del Mazara, adesso sì che è un calcio di punizione in favore del Mazara, con il capitano che è andato a dare il suo apporto anche in difesa, anche per smorzare la pressione che in questi minuti i calciatori della Leonfortese stanno portando nella metà campo giallo-blu. Federico all'indietro per Semeraro. Semeraro in avanti a cercare Gomez, arriva prima di lui però la difesa ospite, poi Camarà prova a correggere la traiettoria del pallone, ancora una volta la difesa ospite alza un campanile, Bello mette giù il pallone, arriva però Elam Rawi a strapparglielo via, poi Pace prova ad allargare sulla sinistra Saia, che con la sua velocità riesce a tenere in campo il pallone e punta il diretto avversario, lo salta, poi riesce a evitare anche la rimessa dal fondo, mette in mezzo Saia, arriva però l'intervento di Lopez ad allontanare il pericolo con un calciatore della Leonfortese che finisce giù. Tutto regolare a giudizio del direttore di gara, nuovamente Saia dal versante sinistro del campo, subisce fallo il numero 9 del Mazara, che conquista un ottimo calcio di punizione, mentre si accende anche un piccolo parapiglia proprio nei pressi del punto in cui è stato commesso il fallo. Ci sono due calciatori a terra, Saia che adesso si rialza prontamente per il Mazara, mentre a terra un altro calciatore anche per la Leonfortese, adesso si sta rialzando anche lui, si dovrebbe trattare del numero 11 Giuliano Mannino. Nel frattempo qualcuno ne approfitta anche per dissetarsi, approfittando di questo piccolo tie break, tra virgolette potremmo chiamarlo così. Ciò che conta è che si ripartirà con un calcio di punizione da ottima posizione per il Mazara, che da quel punto ha diverse soluzioni a disposizione. Dialogano ancora con il direttore di gara diversi elementi di una squadra e dell'altra, mentre provano a spiegarsi altri calciatori, si trova un Gomez, uno di questi, con i calciatori della Leonfortese che adesso provano ad allontanarlo. Adesso è lo stesso Elam Rawi che allontana Gomez dalla barriera ospite, dal punto in cui si stava posizionando la barriera ospite. Gomez è particolarmente nervoso, adesso arriva alla stretta di mano con l'avversario, dunque calma che sembra essere stata ristabilita dal direttore di gara. C'è Federico sul punto di battuta, adesso si avvicina al pallone anche Elam Rawi. Dicevamo, le soluzioni da quella posizione non mancano certo al Mazara, con Federico che era già andato vicino al gol contro il Misilmeri, era servito il grande intervento di Marino a evitare il suo gol direttamente da calcio di punizione. Federico però si è sbloccato domenica scorsa realizzando il gol vittoria a Carini contro il Resuttana San Lorenzo. Probabilmente sarà proprio il numero 4 a incaricarsi della battuta di questo calcio da fermo. Nel frattempo abbiamo superato la mezz'ora, siamo al 33esimo minuto, adesso arriva il fischio dell'arbitro, dunque si potrà riprendere a giocare. Parte Federico che supera la barriera, la palla finisce di un soffio al lato della porta difesa da Calleco.
ma quando siamo al 33esimo minuto, Mazzara che va vicinissimo al vantaggio con questa punizione battuta da Salvatore Federico, la palla è finita di un soffio al lato. Adesso rinvio dal fondo per la Leonfortese, come di consueto affidato al portiere Caglieco. Cerca come sempre i centimetri di Lentini che prolunga in avanti, subisce fallo non secondo l'arbitro Semeraro. Mazzara riconquista comunque il possesso del pallone. Camarà, adesso tra tante maglie verdi, Camarà che subisce anche una trattenuta dell'arbitro, poi perde il pallone sull'iniziativa di Giolito che fa ripartire la manovra della Leonfortese. Lentini porta palla nei pressi dell'area avversaria, poi allarga per Meta che riesce a tenerla in campo. Era però in posizione di offside il numero 7 della Leonfortese con il guardaline che ha sventolato il fuorigioco, dunque sarà calcio di punizione in favore del Mazzara. Ma qui ha rischiato una brutta ripartenza la squadra di mister Marino, con Camarà che ha perso un pallone, aveva anche subito fallo perché abbiamo visto chiaramente la maglia gialla che si allungava. L'arbitro però non è stato dello stesso avviso, la Leonfortese è ripartita ma ha sciupato questa ripartenza con Lentini che ha provato ad allargare sulla sinistra per Meta che era però in posizione di offside. Si può riprendere a giocare con il calcio di punizione affidato a Semeraro. Lancio lungo da parte del numero 5 del Mazzara, bello a intercettare il pallone, poi Pace lo mette giù per Federico. Pirrello allarga sulla sinistra quasi alla cieca per De Martino che difende il pallone sul pressing di Mannino. Ancora Pirrello, prova a impostare da dietro adesso il Mazzara. De Martino, lancio in avanti impreciso per i suoi compagni, però è arrivata una deviazione, dunque probabilmente sarà un pallone a beneficio del Mazzara. Infatti vediamo che l'arbitro indica la bandierina, dunque sarà calcio d'angolo in favore della squadra canarina con Pace pronto sul punto di battuta. Adesso c'è anche Gomez che ha detto qualcosa al compagno di squadra, poi si allontana, torna in mezzo che con i suoi centimetri può rappresentare una potenziale minaccia. Gol della scorsa settimana è arrivato proprio sugli sviluppi di un corner con Gomez che è saltato più in alto degli avversari. Va Pace alla battuta con i centimetri di Ventrone, ha segnato il Mazzara quando siamo al 36esimo minuto, sugli sviluppi di un calcio d'angolo la sblocca la squadra canarina, calcio d'angolo battuto da Pace, Ventrone salta più in alto di tutti e realizza il gol dell'1-0. Siamo combattenti, siamo guerrieri, siamo pronti a vincere, noi ci siamo veri e senti la passione per questa città, l'amore del mondo a piazza, l'amore per la maglia che ci lega, davanti all'avversario mai si piega, come crede che non sono cacciatori, grandi uomini, unici campioni. Mostrate al mondo da dove venite, mostrate al mondo che cosa sentite, al cielo bandiere, primo gol stagionale per il classe 2004 che in occasione di questo calcio d'angolo è saltato più in alto di tutti. Dunque parziale che cambia qui al Nino Vaccara al 36esimo minuto, Mazzara che si porta in vantaggio sulla Leonfortese sbloccando una gara particolarmente insidiosa che insomma non stava vedendo prevalere nessuno con le squadre che stavano continuando a studiarsi. Adesso nuovo lancio in avanti proprio da parte dell'uomo che l'ha sbloccata, Ventrone. Gomez la difende nei confronti di due difensori, finisce a terra, l'arbitro però fischia un fallo contro il Mazzara con Gomez che lamenta una trattenuta. Era andato via a due uomini il numero 11 del Mazzara che adesso si tocca anche la testa. Nel frattempo è ripartita la Leonfortese con questo lancio in avanti all'indirizzo di Lentini che finisce a terra nel contrasto aereo con Pirrello. Ventrone poi difende il pallone e serve Camarà. Federico la protegge nello stretto il Mazzara. Camarà finisce a terra, non c'è fallo a giudizio dell'arbitro. Poi l'anticipo di Semeraro nei confronti di Meta, adesso la difende sull'out di sinistra Mannino che poi subisce fallo da parte di Semeraro. Gara che sembra essersi accesa proprio all'improvviso dopo il gol che ha portato in vantaggio il Mazzara. Calcio di punizione per la Leonfortese nei pressi della panchina del Mazzara. Bello lascia l'incarico della battuta al capitano Angelo Di Pasqua. Adesso prova a correggere il punto di battuta proprio il capitano. C'è un duello tra capitani che si sfidano sul punto di battuta.
interviene l'arbitro per ristabilire l'ordine e l'arbitro a piazzarla adesso insomma si continua a bisticciare sul punto di battuta di questo calcio di punizione con Di Pasqua, che aveva provato a guadagnare qualche centimetro, e l'Amraoui che gliel'aveva fatto notare. L'arbitro poi ha provato a individuare il corretto punto di battuta. Un solo uomo in barriera per il Mazzara, si tratta di Giovanni Pace, con Di Pasqua che probabilmente cercherà di metterla in mezzo. Infatti è così, arriva però l'intervento di Camara ad allontanare il pallone, poi Lonfortese che prova a riproporsi in avanti, Semeraro di testa allontana la sfera. Fallo poi nel duello aereo tra Giolito ed El Amraoui, con il capitano del Mazzara che ha subito l'intervento irregolare da parte del numero 10. Era un duello tra numeri 10 questo avversario, e dunque sarà calcio di punizione in favore della squadra canarina. Semeraro nei pressi della linea di centrocampo per Pace, che allarga a memoria sulla destra per Camara. Arriva l'intervento in anticipo da parte della difesa della Leonfortese, che prova a ripartire con questo lancio in avanti all'indirizzo di meta. Arriva però l'anticipo di Semeraro, elegante di testa, che poi serve sulla sinistra De Martino. De Martino protegge palla dalla pressione di un avversario. Adesso lancio in avanti a sfruttare la velocità di Isaia a sinistra. Si rifugia in fallo laterale il numero 4 Julian Lopez della Leonfortese, e dunque sarà rimessa laterale nella tre quarti offensiva per il Mazzara. Pallone che adesso torna in campo, si potrà ricominciare a giocare con il fallo laterale. Adesso arriva un altro pallone, perché quello che era arrivato in campo doveva essere sgonfio. Adesso è De Martino a incaricarsi della battuta di questa rimessa con le mani. De Martino, palla in avanti per Gomez, che la mette giù e serve nuovamente il numero 3 del Mazzara. Arriva il fallo da parte dell'avversario. Calcio di punizione sull'out di sinistra per la squadra canarina. A incaricarsene dovrebbe essere Pace. C'è soltanto lui infatti sul punto di battuta di questo calcio da fermo. Adesso si avvicina a lui anche il capitano Sami El Amraoui, mentre indietro per il Mazzara restano soltanto il numero 9 Davide Saia e il numero 3 Andrea De Martino. Tutto il resto della squadra è riversata in avanti a cercare di sfruttare questo calcio da fermo. Parte Pace che mette in mezzo, arriva l'intervento di testa di Semeraro, che però non riesce a inquadrare lo specchio della porta, palla che finisce alta e dunque si riprenderà con una rimessa dal fondo per la Leonfortese. Adesso il portiere della Leonfortese chiama in avanti tutti i compagni, rinvio lungo da parte di Caglieco. L'intervento di testa di Federico a mettere giù il pallone, Camara prolunga per Gomez, che adesso può sfidare in velocità Lopez. Duello vinto da quest'ultimo, con la Leonfortese che prova a ripartire. Mannino mette giù e serve Giolito. Poi sulla destra per Di Pasqua, perde palla il possesso del pallone però la Leonfortese. El Amraoui riconquista il pallone, poi la palla arriva tra i piedi di Pace, che finisce giù dopo un contrasto nei pressi della linea di metà campo. Sarà calcio di punizione per il Mazzara. Già battuto il calcio di punizione con Pirrello, che serve il compagno di reparto Nicola Semeraro. Ancora Pirrello, lancio in avanti da parte del numero 6 del Mazzara, difesa della Leonfortese che allontana il pericolo. Poi campanile prolungato da Bello all'indirizzo di meta. Mannino prova a prolungare il pallone per Lentini, che fa secco Pirrello in questo caso. Poi salta anche un altro uomo, allarga sulla sinistra per Mannino al limite dell'area, riconquista palla il Mazzara, che qui evita guai, insomma danni più pericolosi. Adesso riparte Camara, che prova a saltare un avversario. L'intervento di Perna mette il pallone in fallo laterale, già battuto da Camara questo fallo laterale, con El Amraoui che torna dal numero 7. Federico adesso va per vie centrali il Mazzara, con Federico che però torna nuovamente a destra con Ventrone. El Amraoui punta un avversario, il capitano del Mazzara, che poi allarga per Camara, se la giusta sul sinistro il numero 7, mette in mezzo, arriva l'intervento in presa alta da parte di Caglieco, che blocca la sfera e fa ripartire la manovra della Leonfortese. Lopez avanza il
l'argentino della Leonfortese, che poi prova a mettere il pallone sui piedi di Lentini, che la mette a terra, non riesce però a servire meta, che nel frattempo stava arrivando. Riparte il Mazzara con El Amraoui, che può puntare in velocità il numero 6 Puleo. Si dimentica però il pallone El Amraoui. Puleo riconquista il pallone per la Leonfortese. Adesso arriva però l'intervento di Federico a riconquistare la sfera per il Mazzara. Federico allarga sulla destra per Camara, c'è anche El Amraoui nei paraggi. Camara preferisce tornare da Federico, che poi serve in avanti proprio il numero 7. Posizione regolare della parte di Camara. Arriva il destro di Federico, salvato in questo caso quasi sulla linea, a portiere praticamente battuto da Lopez. Ma bella azione offensiva, bella manovra questa da parte del Mazzara. Quando siamo nel corso del 43esimo minuto, anzi del 44esimo minuto, Mazzara che va vicino al raddoppio con questa bella manovra offensiva. Calcio d'angolo per la squadra gialloblu. C'è, come di consueto, El Amraoui sul punto di battuta. Proprio da un corner è nato il gol del Mazzara. El Amraoui mette in mezzo, palla troppo lunga, Ventrone prova a rimetterla in mezzo. La palla viene bloccata in presa alta proprio dal portiere Caglieco, che adesso con le mani prova a far ripartire l'azione della Leonfortese dal numero 2 Di Pasqua. Di Pasqua che allarga sulla destra. Leonfortese che prova a sorprendere il Mazzara. Adesso Mannino prova la conclusione da fuori, palla lontanissima dalla porta difesa da Franco Thomas, che così può beneficiare di una rimessa dal fondo. Manca poco più di un minuto al 45esimo, vedremo anche quale sarà il recupero concesso dal direttore di gara, vedremo se si andrà sulla falsariga di quello che sta accadendo ai mondiali, dove si vedono anche recuperi extra large a volte di 10-12 minuti. Non sembra questo comunque il caso, oggi non si è perso particolarmente tempo qui al Nino Vaccara nel corso di questa prima frazione di gioco. Intanto il Mazzara prova a riproporsi in avanti con Saie, che serve Pace la mette giù, poi prova a puntare proprio il capitano della Leonfortese Di Pasqua. Perde il possesso della sfera il Mazzara, può ripartire la Leonfortese con Bello che lancia Lentini, viene a contrasto con Ventrone, finisce a terra Lentini, che poi prova a difendere il pallone, anzi è calcio di punizione in favore del Mazzara. Dunque l'arbitro che deve aver visto una sbracciata irregolare da parte del centravanti della Leonfortese, dirla tutta, era sembrato Ventrone a commettere fallo sull'attaccante. L'arbitro ha giudicato diversamente. Chiama la distanza la difesa del Mazzara con Semeraro, che si lamenta dell'eccessiva vicinanza del numero 9 nei pressi del punto di battuta. E quando siamo al 45esimo, quando scocca il 45esimo, arriva il duplice fischio dell'arbitro. Squadre che vanno al riposo mentre c'è qualche attimo di nervosismo tra Gomez e la difesa della Leonfortese. Ma dicevamo, si va al riposo sul risultato di 1-0 in favore del Mazzara. A decidere la gara fin qui è la rete realizzata al 36esimo da Ventrone. Piccola pausa anche per noi, che torneremo dopo l'intervallo. Riprendiamo la linea dallo stadio Nino Vaccara di Mazzara del Vallo, dove sta per iniziare il secondo tempo, anzi inizia proprio in questo istante la seconda frazione di gioco tra Mazzara e Leonfortese. Mazzara che conduce 1-0 dopo il primo tempo grazie al gol realizzato al 36esimo minuto da parte di Simone Ventrone, adesso in possesso del pallone con questo lancio in avanti all'indirizzo di Gomez. Arriva prima di lui il numero 6 della Leonfortese, Puleo. A breve andremo anche a rileggere le formazioni che scendono in campo, con nessun cambio ci sembra a occhio operato dalle due formazioni, nessun cambio sicuramente per il Mazzara, sembrerebbe lo stesso 11 anche per la Leonfortese, mentre il Mazzara prova a spingersi in avanti con De Martino che serve El Amraoui. Lancio sulla sinistra per Saia, che mette giù il pallone, punta Di Pasqua, lo supera, entra in area, finisce a terra, non c'è nulla secondo l'arbitro, con De Martino che me la mette in mezzo. La difesa della Leonfortese però si salva rifugiandosi in fallo laterale. Dunque subito primo brivido nel corso di questo secondo tempo, dopo appena un minuto, con questo cross in mezzo da parte di De Martino, con la difesa della Leonfortese che si è rifugiata in fallo laterale. Allora ne approfittiamo per andare a leggere le formazioni, partendo proprio dalla formazione ospite, che scende in campo con Caglieco, Di Pasqua, Di Perna, Lopez, Russo, Puleo, Meta, Bello, Lentini, Giolito e Mannino. A disposizione in panchina Cavallaro, Parisi, Alassia, Niang, Barcio, Danca, Scire e Caputa. Allenatore il signor Sebi Catania. Il Mazzara di mister Marino, che ricordiamo sconta la terza e ultima giornata di squalifica, risponde con Thomas, Ventrone, De Martino, Federico, Semeraro,
Pirrello, mentre c'è proprio Federico in possesso del pallone, il destro da fuori bloccato centralmente in due tempi da Cagliéco. Torniamo a leggere la formazione, dicevamo, con il numero 6 Pirrello, 7 Camarà, Pace, Saia, El Amraoui e Gomez. A disposizione in panchina Dominguez, Touré, Vallone, De Vivo, Cardoso, Fernandez, Cesar, Longo e Gancitano. La terna arbitrale dell'incontro composta dal signor Rosario Zangara di Palermo, coadiuvato da Giuseppe Di Marco, anche lui di Palermo, e Francesco Camarda della sezione di Trapani. Adesso cross in mezzo da parte della Leonfortese, palla che si spegne direttamente sul fondo e si riprenderà con un rinvio dal fondo in favore del Mazzara. Mazzara già pericoloso in due occasioni in questo avvio di ripresa, prima con il cross in mezzo di De Martino, poi con la conclusione da fuori di Federico, un destro potente bloccato in due tempi da parte del portiere della Leonfortese Cagliéco. Adesso Thomas cerca sulla sinistra De Martino, che prova a mettere in moto in avanti El Amraoui, che se ne va via nei confronti di Russo. El Amraoui resiste al ritorno del numero 5 della Leonfortese, poi riesce a mettere in mezzo con il pallone che però lentamente arriva nella disponibilità del portiere ospite. Cagliéco sulla destra per Di Pasqua. Bello. Lancia in avanti a cercare una maglia verde. Ci sono solo maglie gialle in quella zona di campo, con Ventrone che protegge la rimessa laterale. Adesso subisce una spinta da parte del diretto avversario. Si lamenta il numero 2 del Mazzara, fin qui match winner dell'incontro. Fallo laterale per i gialloblu. C'è lo stesso Ventrone sul punto di battuta di questa rimessa con le mani, prova a mettere in moto Gomez, che resiste all'intervento dell'avversario, che poi però riconquista palla con la Leonfortese che si ripropone in avanti, lancia in avanti di Lentini, però non trova maglie verdi, con De Martino che perde un tempo di gioco e rischia qualcosa sul pressing dell'avversario. Adesso arriva anche Saia a dargli una mano, perde il possesso della sfera il numero 9 del Mazzara. Duello falloso a giudizio del direttore di gara, con il capitano della Leonfortese Di Pasqua che è finito a terra nel contrasto con due avversari. Calcio di punizione in favore della Leonfortese. Arbitro che adesso fa rispettare la distanza alla barriera del Mazzara, composta da due soli uomini, si tratta di Pace e Saia, mentre a battere questo calcio di punizione dovrebbe essere il numero 3 di Perna, se non abbiamo visto male. Si va adesso alla battuta del calcio di punizione, palla messa in mezzo, non arriva sul pallone Ventrone, la palla sfila direttamente oltre la linea di fondo e sarà dunque rimessa dal fondo per il Mazzara. Semeraro ancora dentro l'area di rigore, il Mazzara con Pirrello. De Martino protegge il pallone sull'arrivo di Giolito, subisce fallo il numero 3 del Mazzara, mentre ha preso una botta lo stesso numero 10 della Leonfortese. Sarà calcio di punizione in favore della squadra di casa, con Pirrello sul punto di battuta. Lancio in avanti a cercare la torre di Gomez, che di testa corregge il pallone per Camarà. Arriva prima di lui però Sadik Bello, poi Federico sulla destra per Ventrone. In avanti a cercare Camarà, ancora Federico, prova a costruire dal basso il Mazzara. Pace, Pirrello, adesso Pirrello sale, prova ad alzare il baricentro la squadra canarina. De Martino, Gomez insolitamente sulla fascia, Gomez prova a servire per vie centrali, Pace che la lascia lì per El Amraoui, il cui sinistro termina alto. Altra occasione per il Mazzara quando siamo al 51esimo minuto, con questo sinistro del capitano El Amraoui, una vera e propria maledizione, sembra quella che ha colpito il numero 10 del Mazzara, che cerca il primo gol stagionale. Ricordiamo che però è stato decisivo con diversi assist, ricordiamo anche che ha saltato le prime due giornate di campionato per squalifica. Adesso
Federico con un colpo di testa prova a mettere in moto Gomez, riconquista il pallone però la Leon Fortese, che a sua volta lo perde ancora una volta. C'è Ventrone sul pallone che subisce anche fallo da parte di Elton Meta, calcio di punizione nei pressi della linea di metà campo per il Mazzara, già battuto da Federico. Poi Pace allarga sulla sinistra per Pirrello, Pirrello ancora più sulla fascia per Saia, che controlla il pallone e torna ancora una volta da Pace. Pace poi prova a mettere in moto sulla sinistra De Martino, che non commette fallo su Di Pasqua, che si era lasciato cadere a giudizio dell'arbitro, e Lamraoui prova a proteggere il pallone, finisce a terra, non c'è fallo neanche in questa occasione a giudizio della terna arbitrale. Pirrello poi prova a rimettere ordine con Di Pasqua, che prova a sua volta a rilanciare la manovra della Leon Fortese. Ancora un colpo di testa di Pirrello ad allontanare il pallone, poi Pace prova a cercare in avanti un non compagno, non c'è nessuno però con la Leon Fortese che prova a ripartire. Ancora fase confusa del match con possesso del pallone che cambia continuamente il padrone. Leon Fortese che prova ad affacciarsi in avanti, arriva il fallo commesso da Ventrone ai danni di Elton Meta, calcio di punizione per la Leon Fortese, già battuto da Sadiq Bello che allarga sulla destra per Di Pasqua. Ancora Sadiq Bello a cercare in avanti la torre di Meta, arriva prima però la difesa del Mazzara. Federico poi allarga sulla destra, arriva a tutta velocità Di Perna che protegge la rimessa laterale in zona offensiva, mentre c'è un giocatore del Mazzara a terra, dovrebbe trattarsi proprio del numero 2 Ventrone, che fin qui sta decidendo con il suo colpo di testa al 36esimo il match. È lui che ha sbloccato la gara, ha bisogno dei soccorsi Ventrone, che è rimasto a terra in area di rigore, dunque arbitro che autorizza adesso l'ingresso dello staff medico del Mazzara per prestare i soccorsi al terzino giallo-blu. Tanto Curva che canta e prova a incitare i ragazzi giallo-blu, mentre Ventrone è ancora dolorante a terra, sta ricevendo adesso le cure del fisioterapista. Ricordiamo che si ripartirà con una rimessa laterale in zona offensiva per la Leon Fortese. Sul punto di battuta c'è il numero 3 Di Perna. Adesso Ventrone zoppicante raggiunge l'out. Chiaramente per regolamento deve uscire. Adesso vedrete, speriamo non si tratti di nulla di grave per lui. Intanto si riprende a giocare con questa rimessa laterale, palla messa in mezzo poi da Di Perna, arriva più in alto di tutti Thomas, che blocca agevolmente la sfera e adesso studia il piazzamento dei compagni, invita anche la linea difensiva a salire e poi far ripartire il Mazzara dall'out di sinistra con De Martino, che prova subito a lanciare in avanti, il lancio però è impreciso, termina direttamente in fallo laterale, il pallone sarà rimessa con le mani per la squadra ospite. Bello torna ancora una volta da Di Pasqua, che poi con un pallone pericoloso cerca per vie centrali il numero 4 Lopez. Lopez prova a lanciare in velocità Meta con il pallone che è troppo lungo, Thomas che protegge la traiettoria del pallone, fa scivolare la sfera oltre la linea di fondo e guadagna così una rimessa con i piedi. Mazzara ancora in inferiorità numerica per via dei soccorsi prestati a Ventrone, che adesso chiede di poter rientrare con il direttore di gara, che non si accorge, si accorge adesso invece del fatto che Ventrone può rientrare in campo. Ristabilita la parità numerica, si riprende a giocare con questo rinvio dal fondo da parte di Thomas, con Gomez che non arriva sul pallone, ci arriva invece il numero 5 Russo, che subisce fallo da Elamraoui, calcio di punizione per la Leon Fortese, quando se ne sono già andati via poco più di 10 minuti nel corso di questa ripresa. Intanto il Mazzara riconquista la palla e può ripartire in contropiede con Camara sulla destra, si propone in avanti anche Federico che entra in area di rigore e lascia partire il destro, l'intervento in tuffo da parte di Caglieco ha sciupato qui una buona occasione il Mazzara per portarsi sul 2-0, un contropiede fulminante orchestrato dall'esterno destro Idrissa Camara, che ha provato poi a mettere in moto Federico, abile a entrare in area di rigore. Il suo destro è stato però deviato in tuffo da parte di Caglieco, poi la palla è stata fatta rimbalzare su Saia e rimessa dal fondo per la Leon Fortese. Pirrello, palla che viene intercettata da Sadiq Bello, poi Ventrone di testa prova a servire Pace, non arriva sulla sfera.
Arriva invece il giocatore della Leonfortese con Bello che prova a rimettere in moto, a far viaggiare sulla destra Elton Meta. Duello con De Martino qui sotto la nostra tribuna. Palla per il numero 11 Mannino che prova un destro poco pretenzioso. Sfera che finisce direttamente in curva, si riprenderà con una rimessa dal fondo. Terà probabilmente, ci sono intanto due palloni in campo, per questo si sta tardando nella ripresa del gioco. Adesso pallone che viene recapitato alla panchina del Mazzara, va alla battuta lunga Franco Thomas a cercare Gomez che di testa vince il duello con Giolito, poi Camara per El Amraoui, dialogano nello stretto con Federico, ancora El Amraoui prova a lanciare Federico, riconquista palla soltanto per un attimo la Leonfortese, si ripropone in avanti il Mazzara con Saia che subisce fallo da Di Pasqua, si mette le mani in testa Di Pasqua a sottolineare che secondo lui la decisione dell'arbitro non è corretta. È arrivato comunque il fischio del direttore di gara, sarà calcio di punizione da buona posizione per il Mazzara, buona posizione per scodellare un pallone pericoloso in mezzo. C'è soltanto Pace sul punto di battuta con El Amraoui che adesso prova a spiegare il piazzamento in area ai compagni. Restano sempre in due dietro per il Mazzara. Intanto c'è un doppio cambio per la Leonfortese quando siamo nel corso del 58esimo minuto. Dovrebbe essere il numero 11 a uscire dentro il numero 18. Fuori anche il capitano Di Pasqua e dentro il numero 19, dunque fuori Di Pasqua è il numero 11 Mannino, dentro Scirè e Caputa. Arriva il fischio dell'arbitro con il calcio di punizione che adesso può essere battuto da Pace. Era un tiro in porta poco velleitario quello di Pace. La sfera viene allontanata dalla difesa della Leonfortese, arriva direttamente tra i piedi del portiere del Mazzara Franco Thomas che addomestica il pallone, chiama a sé la corsa dell'avversario e poi controlla la sfera direttamente con le mani. Poi allarga sulla sinistra per Pirrello. De Martino in avanti per Gomez che protegge il pallone ma lo perde, arriva su di lui infatti l'intervento di Puleo, arriva poi Bello sul pallone a far ripartire la manovra della Leonfortese, eccolo uno dei nuovi entrati, Scirè a provare a lanciare in avanti, palla che viene addomesticata da Giolito. Bello, ancora un lancio in avanti per la Leonfortese con Ventrone che arriva prima dell'avversario, la palla resta lì al limite dell'area con la conclusione del nuovo entrato Caputa. Primo squillo della Leonfortese in questo secondo tempo quando siamo al quarto d'ora di questa seconda frazione di gioco con il neoentrato Caputa che ci ha provato dal limite con un pallone vagante, tiro poco pericoloso, facilmente bloccato da Thomas, ancora Leonfortese in avanti, la palla però viene recuperata per il Mazzara da Semeraro che controlla il pallone, allarga sulla sinistra per Gomez, Gomez per Pace, Federico allarga sulla destra per Camara, Camara ha una prateria davanti a sé, può sfruttare la sua velocità, adesso si accentra il numero 7 del Mazzara che mette in mezzo per Gomez, la palla arriva al centravanti del Mazzara che non riesce a concludere verso la porta, ha perso il tempo della battuta a rete il numero 11 Gomez, sciupando una clamorosa occasione da gol, era un'ottima occasione per firmare il suo sesto gol in campionato, non è riuscito però a concludere verso la porta il numero 11 del Mazzara. Adesso Leonfortese che prova a ripartire con Lentini, intercetta Semeraro che fa ripartire la manovra del Mazzara, palla controllata adesso a centrocampo da Pace, allarga sulla sinistra per De Martino, De Martino per Saia, prova ad avanzare il Mazzara in questa fase di gioco con Pace, Camara dialoga nello stretto con Gomez che controlla il pallone, poi lo perde sulla pressione di Bello, riparte la Leonfortese, attenzione perché è un 3 contro 4, adesso Lentini prova a lanciare Meta, arriva però l'intercetto di Pirrello che mette in moto De Martino, El Amraoui
El Amraoui può giostrare, può gestire il pallone, poi col destro allarga sulla destra per Ventrone, che mette giù elegantemente e la lascia lì per Camara. Si sovrappone Ventrone, Camara punta il non entrato Shire, prova a saltarlo e ci riesce, poi allarga sulla per vie centrali per Pace, Pace per Camara, ancora per Pace, prova ad avanzare con tutta la sua forza il Mazzara, con El Amraoui che lascia lì l'avversario, poi prova a puntare di perna sull'out di destra. Palla per Camara al limite dell'area, Camara può aggiustarsela e andare col sinistro, non trova però il tempo della battuta a rete il numero 7 del Mazzara, che allarga ancora una volta per Pace. Sta pressando molto sulla fascia destra il Mazzara, con Camara che in questa occasione guadagna un ottimo calcio d'angolo. Dunque corner per il Mazzara, ricordiamo che proprio da un tiro dalla bandierina è nato il gol del vantaggio firmato al 36esimo da Ventrone, primo gol stagionale per il giovane classe 2004 del Mazzara, che fin qui sta decidendo l'incontro. C'è El Amraoui sul punto di battuta di questo calcio d'angolo con Zaia che si fa vedere. Adesso però El Amraoui va alla battuta, mette in mezzo il pallone dove a saltare sono in tanti. Salta più in alto di tutti però il portiere della Leonfortese, che con i pugni fa terminare il pallone in fallo laterale, mentre è rimasto a terra un calciatore del Mazzara, dovrebbe trattarsi del numero 4 Salvatore Federico. Probabilmente il contrasto aereo è stato pesante, ha preso una botta il centrocampista. Adesso l'arbitro chiama infatti l'intervento dello staff sanitario, con Federico che ha bisogno delle cure mediche. Ricordiamo che si riprenderà con una rimessa laterale in zona offensiva in favore del Mazzara, mentre Federico adesso si rialza, fortunatamente non sembrano esserci gravi conseguenze, anche se zoppica vistosamente il numero 4 in maglia giallo-blu, che adesso viene aiutato anche dal 10 della Leonfortese Giolito a guadagnare l'esterno del rettangolo di gioco. Mazzara nuovamente momentaneamente in inferiorità numerica per i soccorsi prestati a Salvatore Federico, Mazzara che può però beneficiare di una rimessa in zona offensiva, di una rimessa laterale in zona offensiva con Pace che lascia l'incarico della battuta al capitano Sami El Amraoui. El Amraoui per Gomez, prova a girarsi il gigante del Mazzara che la lascia lì per Saia, entra in area il numero 9 che poi batte col destro quasi dal limite, palla che esce di poco al lato, Mazzara che si fa nuovamente vedere dalle parti di Cagliaco quando siamo giunti al 64esimo minuto. Nel frattempo rientra in campo Federico, dunque ristabilita la parità numerica. Sfera che finisce oltre l'out di sinistra per la Leonfortese, sarà rimessa con le mani per il Mazzara. Ventrone sul punto di battuta. Studia il piazzamento dei compagni il numero 2 del Mazzara. Adesso si becca il cartellino giallo Simone Ventrone, reo di aver perso troppo tempo per la battuta di questo fallo laterale, dunque secondo ammonito nel corso di questa gara dopo il portiere Franco Thomas nel primo tempo sul taccuino dei cattivi anche Simone Ventrone, ed è un giallo pesante perché Ventrone era diffidato e dunque salterà la prossima gara contro lo Sciacca. Mazzara che guadagna un'altra rimessa laterale, guadagna anche metri. Adesso potrà beneficiare di un fallo laterale in zona offensiva, mentre Ventrone sembra accusare dei problemi, ha ricevuto poco fa le cure mediche da parte del fisioterapista, ma adesso il numero 2 sembra non farcela. Vediamo che si accascia nei pressi della linea laterale sotto la tribuna di fronte alla nostra postazione e adesso guadagna l'esterno del rettangolo di gioco, si tocca vistosamente la coscia Simone Ventrone. Vedremo se ci saranno provvedimenti dalla panchina con... Effettivamente c'è Flavio Cancitano che si sta scaldando nei pressi della panchina di Mister Marino, che ricordiamo oggi sconta l'ultima giornata di squalifica. Nel frattempo El Amraoui va via sulla fascia destra, poi finisce a terra quando stava per entrare in area di rigore. Riconquista palla la Leonfortese con Sadiq Bello che lancia subito in avanti Lentini, prolunga la traiettoria del pallone Lentini, arriva però in uscita la presa sicura di Franco Thomas che addomestica il pallone, blocca la sfera e fa ripartire la manovra del Mazzara con De Martino sulla sinistra. Saia lascia lì il pallone che diventa facile preda da parte dei giocatori della Leonfortese. Sadiq Bello
Sadiq Bello, il cui passaggio è impreciso per Shirer, rinviene su di lui Elamrawy che la riconquista per il Mazzara. Poi Camara prova a mettere in moto sulla destra Saia, che con la sua velocità può creare una potenziale occasione da gol. Saia salta un avversario, entra in area, arriva però su di lui l'intervento di Lopez che riconquista la sfera e dunque toglie dalla disponibilità di Saia quello che sarebbe potuto diventare una conclusione verso la porta difesa da Cagliego. Intanto fallo ai danni di Nicola Semeraro nel cerchio di centrocampo. Calcio di punizione per il Mazzara, che adesso si appresta alla prima sostituzione della gara, con Flavio Gancitano che, quando siamo giunti al 66esimo minuto, prende il posto dell'infortunato Ventrone. Cambio anche nella Leonfortese, terzo cambio per la squadra di Sebi Catania, e il numero 13 a fare il suo ingresso in campo, Mario Parisi. Vediamo al posto di chi sta prendendo il posto del numero 10. Dunque, quando siamo al 67esimo minuto, terzo cambio per la Leonfortese, con il numero 13, Mario Parisi, che prende il posto del numero 10, Massimo Giolito. Si può riprendere a giocare con questo calcio di punizione già battuto dal Mazzara, con Pace che vince un duello nei confronti di Lentini, allarga sulla destra per Camara che può puntare gli avversari. Adesso la palla carambola prima sul difensore della Leonfortese e poi su di lui. La Leonfortese che prova a ripartire con un lancio in avanti all'indirizzo di Lentini, troppo lungo, c'è Semeraro sul pallone. Strano campanile alzato dal centrale difensivo del Mazzara con un lancio in avanti che adesso prova a premiare la velocità di Elton Meta. Prima arriva però sul pallone Samuele Pirrello, che poi col mancino allontana il pericolo. Ancora un colpo di testa a mettere il pallone in avanti per la Leonfortese. Si duella aspramente nella metà campo del Mazzara con Pace che finisce a terra senza subire fallo. Bello che mette in mezzo, la palla arriva tra i piedi di Lentini al limite dell'area, il tiro viene smorzato, poi l'uscita di Franco Thomas provvidenziale perché nei pressi del pallone c'era Caputa. Leonfortese vicina al gol del pari in questa occasione. Adesso un lancio in avanti a cercare di premiare la velocità e la freschezza di Flavio Gancitano appena entrato in campo. Poi si torna nella metà campo del Mazzara, il pallone sembra quasi una partita di ping pong con la palla che da una parte all'altra del campo. Le due squadre provano a creare qualcosa di pericoloso. Leonfortese che si era resa pericolosa con Caputa, che però non è riuscito a concludere. Adesso la palla viene regalata dal Mazzara alla Leonfortese, l'ennesimo lancio in avanti. Meta prolunga la traiettoria del pallone per Caputa, commettendo fallo a giudizio del direttore di gara. Fallo era stato ai danni di Nicola Semeraro, sarà calcio di punizione in favore del Mazzara. Lancio in avanti da parte di Semeraro, poi Gomez di testa non riesce a servire un compagno, allora la Leonfortese prova a ricostruire da dietro con questo lancio in avanti che Meta non riesce a correggere. Pirrello addomestica il pallone, poi si rifugia direttamente in fallo laterale, sarà dunque rimessa con le mani in favore della Leonfortese. Rimessa laterale affidata al numero 5 Marco Russo, che dopo l'uscita di Pasqua è diventato il capitano della squadra biancoverde. Biancoverdi che adesso provano a costruire qualcosa nella metà campo del Mazzara con questa iniziativa da fuori. C'è la conclusione con l'esterno da parte del numero 18 Shire, che termina però abbondantemente larga nei confronti della porta difesa da Franco Thomas. Si ripartirà dunque con una rimessa dal fondo. Va adesso al rinvio Franco Thomas a cercare i centimetri di Flavio Gancitano. In questa occasione Gancitano prolunga per Camara, ma arriva l'anticipo della difesa della Leonfortese che poi prova a lanciare in avanti nella zona di meta. Saia fa buona guardia, protegge la rimessa laterale che sarà a beneficio della squadra canarina. Saia in avanti per Camara, prolunga per Elamrawy che non riesce però a trattenere il pallone. Altro lancio in avanti in zona offensiva per la Leonfortese con Pirrello che non riesce a allontanare il pallone. Il sinistro di Meta
viene ribattuto da Thomas in tuffo. Leonfortese è qui molto vicina al pari con questo sinistro, a dir la verità, poco pretenzioso da parte di meta, mentre il Mazzara si può riaffacciare in avanti con Gancitano, che viene anticipato da Lopez, poi controlla col petto Caglieco, che si prova a far ripartire la manovra della Leonfortese. L'intervento di testa di De Martino, palla ancora tra i piedi dei giocatori della squadra ospite. Con l'intervento di Parisi in avanti c'è l'intervento però a sua volta di Federico, poi Camarà riconquista palla per il Mazzara, prova a mettere ordine il numero 7 del Mazzara, che poi allarga sulla destra per Federico, adesso contropiede orchestrato dai calciatori in maglia giallo-blu. Camarà riceve palla proprio da Federico, che poi prova a mettere in mezzo il numero 7, la palla non arriva a Gancitano, la Leonfortese può ripartire, ma il numero 19 Caputa viene anticipato ancora una volta da Pace. Mazzara che si può riproporre in avanti con El Amraoui, che serve per vie centrali Pace, sul pallone Gancitano che non subisce fallo dall'avversario. Leonfortese che può ripartire, lancia in avanti da parte di Bello, esce al limite dell'area Franco Thomas, che poi controlla con qualche brivido, insomma ha regalato qualche brivido alla tribuna a Thomas, con il pallone che sembrava averlo superato, ma l'ha controllato abbastanza agevolmente l'estremo difensore giallo-blu. E adesso va alla battuta lunga a cercare la velocità di Camarà sulla destra. Camarà mette giù il pallone e punta di perna. Ancora Camarà, per vie centrali per El Amraoui, che può andare alla battuta col sinistro, poi preferisce tornare indietro e allargare sulla sinistra per Gomez, che dopo l'ingresso di Gancitano sta facendo l'esterno d'attacco. Gomez commette fallo all'indirizzo dell'avversario, calcio di punizione per la Leonfortese. Palla in avanti per Lentini, contrastato a dovere da Pirrello, ancora in avanti la Leonfortese con Meta, che prova a mettere in mezzo, arriva l'intervento di Parisi che entra in area di rigore, poi il De Martino col destro allontana il pericolo. Leonfortese che adesso sta guadagnando campo, negli ultimi minuti si è affacciata un paio di volte nell'area di rigore del Mazzara, adesso Meta mette in mezzo, l'intervento di testa da parte di Federico a far ripartire il Mazzara con Camarà. Camarà che può allargare sulla destra per lo stesso Federico, che arriva a tutta velocità, supera un avversario Federico, poi ne supera un altro, lascia lì il pallone per Camarà che allarga sulla sinistra per Gomez. Gomez può proporsi in avanti, salta un uomo, prova a saltarne un altro, finisce a terra, sarà calcio di punizione probabilmente in favore della Leonfortese. Non abbiamo capito l'arbitro se ha assegnato il calcio di punizione alla Leonfortese, sembrerebbe di sì. Dovrebbe essere fallo di sfondamento, per così dire, da parte di Gomez, mentre il Mazzara si appresta al secondo cambio, dunque seconda sostituzione dalla panchina giallo-blu, quando siamo praticamente alla mezz'ora di questo secondo tempo. 75esimo minuto, dentro Fernandez Castro. Vedremo Fernandez Castro di chi prenderà il posto, intanto c'è un cambio anche nella Leonfortese con Sadiq Bello col numero 8 che lascia il posto al numero 15 a Buniang, mentre nel Mazzara fuori il numero 11 Gomez e dentro il numero 17 Fernandez Castro. Probabilmente anche un altro cambio nel Mazzara, perché vedremo anche Cesar pronto a fare il suo ingresso in campo. Cesar col numero 18 oggi in panchina un po' a sorpresa, torna a disposizione dopo aver scontato la squalifica domenica scorsa. Probabilmente sta uscendo il capitano del Mazzara, Sami El Amraoui, che adesso si avvicina effettivamente all'esterno del rettangolo di gioco. Dunque, quando siamo al 76esimo minuto, dentro Paul Cesar Duarte, fuori il capitano Sami El Amraoui, che esce tra gli applausi del Nino Vaccara. Doppio cambio per il Mazzara, un cambio per la Leonfortese, dunque sono tre le sostituzioni operate dal Mazzara, sono quattro invece quelle messe a referto dalla Leonfortese. Calcio di punizione adesso battuto dal portiere della Leonfortese, lancia in avanti con la palla che arriva tra i piedi di, dovrebbe essere Elton Meta, che ha provato questo destro al volo senza riuscire a inquadrare la porta. Ripetiamo, negli ultimi minuti la Leonfortese sta cercando di creare dei pericoli in area di rigore giallo-blu,
E intanto si prepara al quinto e ultimo cambio la Leonfortese. Il numero 16, Giuseppe Barcio, prende il posto, adesso vedremo di chi, probabilmente del numero 3 che è uscito dall'altra parte del rettangolo di gioco. Dunque esaurisce qui i cambi mister Sebi Catania con il numero 16 Barcio che prende il posto del numero 3 di Perna. Quinto e ultimo cambio per la Leonfortese, rinvio dal fondo per il Mazzara con Thomas che batte lungo a cercare Gancitano, va a duello con Niang, Gancitano prolunga il pallone per Fernandez Castro che difende la sfera, poi prova ad andarsene via sfruttando anche il suo potere fisico, la sua potenza fisica, finisce a terra Fernandez Castro, calcio di punizione in favore del Mazzara nei pressi della panchina dei Canarini. C'è Giovanni Pace sul punto di battuta, si avvicina anche Idrissa Camarà che dopo la sostituzione di El Amraoui è diventato il capitano del Mazzara. Batte proprio Camarà che cerca la velocità di Fernandez Castro. Gestisce palla il numero 17 del Mazzara. Poi la palla carambola su di lui, sarà rimessa laterale in favore della Leonfortese. Controlla palla Lentini che poi prova a lanciare alla cieca in avanti a cercare proprio Elton Meta. Subisce fallo il numero 7 della Leonfortese da parte di Samuele Pirrello, sarà calcio di punizione per la Leonfortese con la squadra ospite che adesso sta cercando di pigiare l'acceleratore alla ricerca del pari. Mazzara che dalla sua ha avuto almeno 2-3 nitide occasioni per raddoppiare e non le ha sfruttate a dovere. C'è Mario Parisi sul punto di battuta di questo calcio di punizione. Sono 7 le maglie verdi in area di rigore o comunque nei pressi dell'area di rigore, dunque Leonfortese è decisamente a trazione anteriore. Batte Parisi, la palla all'indirizzo di Thomas che si avventa sulla sfera, la blocca e può far rifiatare il Mazzara. Rinvia Franco Thomas all'indirizzo di Fernandez Castro, prima di lui arriva però l'intervento di testa da parte del difensore della Leonfortese, poi controlla con un braccio Elton Meta che si è aggiustato il pallone in maniera irregolare, l'arbitro se n'è accorto, calcio di punizione in favore del Mazzara con Pace che lascia l'incarico della battuta a Salvatore Federico. È cambiato qualcosa nell'assetto tattico del Mazzara dopo l'ingresso di Cesar e Fernandez Castro con un centrocampo che adesso sembra decisamente più muscolare, anche perché c'è un uomo in più a disposizione di mister Marino proprio nella mediana, mentre la Leonfortese prova a riproporsi in avanti con questo lancio di Lentini per Meta che dalla destra mette in mezzo, arriva l'intervento di Pirrello a rifugiarsi in calcio d'angolo, sarà dunque corner in favore della formazione ennese. Sul punto di battuta si porta proprio Barcio mentre c'è un calciatore a terra per il Mazzara, sembrerebbe trattarsi del numero 3 Andrea De Martino, dunque potrebbe esserci bisogno di una sostituzione forzata in casa gialloblu. Sarebbe il quarto cambio, se non andiamo errati, sarebbe la quarta sostituzione per il Mazzara. De Martino sembra non farcela, dal campo effettivamente chiamano la sostituzione. Gridano a gran voce i calciatori del Mazzara che c'è bisogno di un cambio. De Martino fa fatica anche a guadagnare l'esterno del rettangolo di gioco qui sotto la nostra postazione, la tribuna. E dunque quarto cambio per il Mazzara quando siamo nel corso dell'ottantesimo minuto, anzi siamo appena entrati nell'ottantunesimo minuto, ricordiamo il parziale, il Mazzara conduce per 1-0 grazie alla rete realizzata al 36esimo del primo tempo da Simone Ventrone. Adesso quarto cambio, cambio forzato questo per il Mazzara con il numero 13 Touré che prende il posto del numero 3 Andrea De Martino. Si riparte dalla bandierina qui sotto la nostra postazione, calcio d'angolo per la Leonfortese. C'è un po' d'apprensione in area gialloblu, palla messa in mezzo con l'intervento di Semeraro a liberare l'area di rigore, poi vanno a contrasto Gancitano e il numero 5 della Leonfortese che prova a rimettere in mezzo, la palla resta lì, poi Touré la allontana,
Arriva però Niang a riproporre in avanti la manovra offensiva del Leonfortese, la palla è imprecisa, finisce oltre la linea di fondo e si riprenderà con una rimessa in favore del portiere del Mazara, Franco Thomas. Mancano poco più di 8 minuti al 90esimo, recupero che comunque in questo caso dopo che nel primo tempo non sono stati concessi minuti di recupero, nel secondo tempo pensiamo che il recupero sarà abbastanza corposo. Intanto si riprende a giocare con Camara sulla sinistra, Touré perde il possesso del pallone il Mazara, poi Touré la riconquista, va a duello anche con Puleo. Gancitano protegge il possesso del pallone, poi salta un uomo, ne salta un altro, serve Cesar nei paraggi, Cesar allarga sulla destra per Fernandes Castro che può sfruttare anche la sua velocità, Fernandes Castro per Cesar, il passaggio è impreciso, Leonfortese che riconquista il possesso della sfera, lancia in avanti a cercare Elton Meta che la lascia lì per un compagno, l'intervento ancora una volta di Semeraro che sta giganteggiando oggi nella retroguardia gialloblu. Poi Fernandes Castro prova a lanciare Gancitano in velocità, Gancitano arriva prima del portiere della Leonfortese, Gancitano finisce giù dopo un contrasto, non c'è nulla di irregolare a giudizio dell'arbitro. Leonfortese che è già ripartita con Meta che entra in area di rigore, arriva alla conclusione di Meta che colpisce il palo esterno con questo sinistro, Leonfortese pericolosissima. Abbiamo visto se c'è stata anche una deviazione dopo il sinistro di Meta, ma la palla è terminata sul fondo dopo aver baciato il palo esterno, si riprenderà effettivamente con una rimessa dal fondo, ma brividi qui per la difesa del Mazara che all'83esimo ha rischiato grosso su questo lancio in avanti direttamente dal portiere a Meta, il cui sinistro si è stampato sul palo, poi rinvio dal fondo del Mazara con Touré che subisce fallo sul contrasto aereo, calcio di punizione per la squadra gialloblu. Calcio di punizione affidato a Idrissa Camara che si aggiusta il pallone sul punto di battuta, studia il piazzamento dei compagni il capitano del Mazara, Camara poi batte lungo per Touré che prova a metterla giù, non ci riesce, regalando una rimessa laterale alla Leonfortese. Si riprende a giocare con Camara che adesso ripropone in avanti alla ricerca di Gancitano, Gancitano prova a prolungarsi la traiettoria del pallone, sfera che finisce tra i guantoni di Caglieco che fa ripartire immediatamente l'azione della Leonfortese, la palla resta lì con l'ingresso in area da parte di Lentini che finisce a terra, non c'è nulla di irregolare a giudizio dell'arbitro, poi Meta prova a controllare il pallone al limite dell'area, Semeraro la protegge, la palla finisce oltre la linea di fondo, quanta sofferenza per il Mazara in questi ultimi 10 minuti con la Leonfortese che sta cercando con le unghie e con i denti di rendersi pericolosa e c'è riuscita poco fa con il palo colpito da Meta direttamente dal lancio del portiere, la Leonfortese sta cercando appunto di pigiare sull'acceleratore, Mazara che sta soffrendo tantissimo ma al momento sta avendo ragione degli avversari, ricordiamo che conduce per 1-0. L'intervento di Niang ad anticipare Cesar, poi se la giusta con le mani il numero 18 Shire che però aveva subito fallo precedentemente, dunque il calcio di punizione è affidato alla Leonfortese che adesso manda addirittura il portiere all'altezza della linea di centrocampo a battere questo calcio da fermo. Dunque Leonfortese decisamente a trazione anteriore, sono tutti in avanti i calciatori in maglia verde. Lancia in avanti a cercare Meta che poi mette in mezzo con un colpo di testa, la palla sfila oltre la linea di fondo, sarà dunque rimessa dal fondo per il Mazara. Tanto arriva un cartellino giallo all'indirizzo della panchina del Leonfortese, ammonito il tecnico della Leonfortese Sebi Catania. Mentre ricordiamo finora, fin qui sono soltanto due gli ammoniti tra i giocatori, si tratta del portiere Franco Thomas ammonito nel primo tempo per un'uscita pericolosa ma provvidenziale
per salvare i suoi, e poi nel corso della ripresa è stato ammonito Simone Ventrone, che fin qui sta decidendo la gara del Nino Vaccara. Rimessa dal fondo battuta da Franco Thomas a cercare Cesar, salta più in alto di lui però Niang, poi Federico a correggere la traiettoria del pallone a cercare di lanciare Fernandez Castro, se ne va in velocità il numero 17 del Mazzara, che poi evita anche il fallo laterale. Adesso si arresta la corsa del numero 17, che prova a servire in area di rigore Cesar, riparte la Leonfortese con pallone che però viene intercettato da Camarà. Sulla sinistra per Turel, pallone troppo lungo per il numero 13, finisce direttamente in fallo laterale. Già battuto questo fallo laterale da parte della Leonfortese, Niang. Leonfortese che adesso prova a imbastire la manovra da dietro. Lancio in avanti per cercare la duttilità di Caputa, che però perde palla nel contrasto con Salvatore Federico. Poi Federico la lascia lì per Saia, che alza il pallone alla ricerca di Cesar. Adesso ancora una volta Leonfortese si affaccia in avanti con Meta in area di rigore. Meta prova a metterla in mezzo, c'è Semeraro su di lui, palla in mezzo, colpo di tacco volante da parte, non abbiamo visto di chi si trattava, ma Leonfortese ancora una volta pericolosissima, è arrivata alla conclusione troppo facilmente il numero 13 Mario Parisi con questo colpo di tacco volante, che fortunatamente non ha creato grossi grattacapi a Franco Thomas. Rinvio lungo da parte dell'estremo difensore del Mazzara, ancora una volta Leonfortese in possesso del pallone, riconquista la sfera Cesar che serve Gancitano, Gancitano la protegge, poi allarga sulla sinistra per Pace, ancora Pace per Touré, arriva l'intercetto da parte del difensore della Leonfortese che se la trascina oltre la linea di fondo, oltre la linea laterale, dunque sarà rimessa con le mani per il Mazzara, che adesso chiaramente non ha nessuna fretta di riprendere il gioco. C'è Camarà sul punto di battuta di questa rimessa laterale, mentre qualche piccola scaramuccia tra Touré e il suo diretto avversario. Adesso Touré in possesso del pallone, la lascia lì per Camarà che può entrare in area di rigore, la mette in mezzo per Cesar che prova il destro deviato in calcio d'angolo. Dopo più di 10 minuti di sofferenza il Mazzara torna ad affacciarsi in avanti con questo destro da parte di Paul Cesar Duarte deviato in calcio d'angolo. Dunque Mazzara che adesso prova ad alleggerire la pressione offensiva della Leonfortese. Dalla bandierina è pronto Giovanni Pace, suo l'assist per il gol di Ventrone arrivato nel primo tempo proprio da un calcio d'angolo. Mette in mezzo Giovanni Pace a cercare i centimetri di Federico, arriva prima di lui la difesa della Leonfortese che poi non riesce a ripartire in contropiede, la controlla Cesar che allarga sulla sinistra per Touré, la sovrapposizione di Camarà, Touré non se ne accorge, salta due uomini Touré che poi perde il pallone, lo riconquista su Niang, subisce anche fallo non secondo l'arbitro, poi Camarà a duellare qui sulla sinistra, arriva l'intervento di Pirrello provvidenziale, nel frattempo c'era stato un intervento irregolare da parte di Camarà, l'arbitro ha fischiato un fallo in favore della Leonfortese e dunque nel frattempo mister Catania invita tutti i giocatori di movimento a occupare la metà campo offensiva, sono tutti infatti nella metà campo del Mazzara con Caglieco che batte questo calcio di punizione in avanti, intanto 6 minuti di recupero assegnati dal direttore di gara, dunque si andrà avanti fino al 96esimo mentre il Mazzara prova a ripartire in contropiede con Gancitano che allarga sulla destra per Fernandez Castro, poi Fernandez Castro prova a ragionare, prova a saltare due avversari, la allarga a sua volta sulla destra per Federico. Federico in avanti per Gancitano che entra in area di rigore, prova ad aggiustarsela con quasi un sombrero, la lascia lì per Federico, si alza anche Camarà sulla sinistra, Camarà salta un uomo, poi la allarga sulla sinistra per Pace che è partito in posizione regolare, Pace salta un uomo, prova a saltarne un altro, la mette indietro per Federico che può aggiustarsela e concludere, il destro di Federico a giro viene bloccato facilmente da Caglieco che rilancia subito in avanti, attenzione perché la difesa del Mazzara qui si va a trovare impreparata, l'uscita di Franco Thomas ad anticipare Caputa che era lì in agguato, poi Caputa la mette giù, se la aggiusta, serve Meta in area di rigore ancora per Caputa con il pallone che viene deviato con il piedone sinistro di Thomas, la palla rimbalza sul palo e finisce oltre la linea di fondo. Ma Mazzara che ha rischiato grossissimo in occasione di un nuovo calcio di rinvio da parte del portiere ospite Caglieco
Parisi dalla bandierina mette in mezzo il colpo di testa, la traversa! La traversa a salvare il Mazzara, la porta sembra stregata oggi per la Leonfortese, bisogna dirla tutta, sono tre i legni colpiti fin qui, mentre il Mazzara riparte in contropiede con Federico che perde un attimo il pallone, poi lo riconquista Pace che allarga per Saia, può andare via in velocità Saia, c'è anche Touré nei paraggi, Saia, Saia con il sinistro, la palla viene bloccata da Caglieco, il rinvio del portiere, poi il cartellino giallo per Giovanni Pace. Quante emozioni in questo finale di gara, quanta sofferenza per il Mazzara che non sta riuscendo a chiuderla, e deve dire grazie anche alla dea bendata perché sono tre i legni colpiti fin qui dalla Leonfortese. Intanto terzo ammonito della gara, si tratta di Giovanni Pace. Ricordiamo che si andrà avanti fino al 96esimo minuto, se n'è andato via un minuto e mezzo, dunque c'è ancora tanto da soffrire per il Mazzara. Rinvio da parte di Caglieco che batte questo calcio di punizione, poi Fernandez Castro che prova ad allontanare, Cesar a cercare Gancitano, rimette palla in avanti la Leonfortese, l'intervento di Pace a servire di testa Thomas che riesce ad evitare il calcio d'angolo. Ma ripetiamo, quanta sofferenza in questi ultimi 20 minuti per il Mazzara. Adesso prova a ripartire la squadra gialloblu con Fernandez Castro, il sinistro a cercare Touré in avanti, l'intervento da parte di Russo, poi Niang che non riesce a intercettare il pallone, finisce intanto a terra Salvatore Federico che ha preso un colpo al volto, non mette palla fuori la Leonfortese che anzi prova ad attaccare, Saia di testa per Cesar che poi con un sombrero supera un avversario, la palla di Cesar è troppo lunga per Gancitano, finisce direttamente in area di rigore, Caglieco fa ripartire la manovra offensiva della Leonfortese con Caputa che mette in movimento Meta in area di rigore, Meta prova il destro che finisce sul fondo, altra occasione per la Leonfortese, sciupata in questo caso da Meta. Nuovo rinvio dal fondo per il Mazzara, quanto sta soffrendo la squadra gialloblu che dalla sua alla colpa di non averla chiusa nelle occasioni che ci sono state soprattutto in avvio di ripresa, poi negli ultimi 20-25 minuti la Leonfortese è andata in più di un'occasione vicino al gol. Due pali e una traversa hanno salvato il Mazzara, oltre a due grandi interventi di Franco Thomas. Rinvio dal fondo adesso affidato proprio a Thomas che cerca in avanti Gancitano, di testa arriva prima di lui Niang, poi Pace, ancora Niang in avanti a cercare la velocità di Caputa che si aggiusta il pallone, prova il sinistro, arriva però su di lui Semeraro, poi Caputa mette in mezzo, arriva Meta con il contrasto operato da Camara, palla messa in mezzo, la palla resta lì, viene rimpallata ancora una volta da Semeraro, decisivo ancora in questa occasione, quanto sta soffrendo il Mazzara. Poi Barcio che prova a mettere in mezzo, parte in posizione regolare Lentini che prova la girata, blocca, palla a terra Thomas, anche in questa occasione si salva il Mazzara, ma la Leonfortese con Lentini, con Meta, con Caputa si è resa pericolosissima nel corso degli ultimi 10 minuti. Adesso Fernandez Castro prova a gestire il pallone, lo controlla e serve Cesar che può partire in velocità, Cesar studia il piazzamento dei compagni, torna ancora una volta da Fernandez Castro che perde palla sull'intervento di Lopez, adesso Niang lancia in avanti per gli attaccanti, nel frattempo però c'è un fallo commesso proprio da Cesar ai danni di Niang, calcio di punizione per la Leonfortese, manca poco più di un minuto al 96esimo, dunque potrebbero essere gli ultimi scampoli di partita per la squadra ospite per rimetterla in equilibrio, la palla arriva in area di rigore con il sinistro di Barcio che impegna Thomas, bravo a bloccare a terra, altra occasione per la Leonfortese che nel corso di questi 6 minuti di recupero è andata vicino al gol addirittura in 4 occasioni. Camara, prova a ragionare Camara, prende campo il numero 7 del Mazzara che poi col sinistro lancia Gancitano, c'è Caglieco che controlla il pallone addirittura fuori dall'area di rigore, supera proprio Gancitano e lancia in avanti forse l'ultima offensiva della Leonfortese, palla messa a terra, c'è Saia sull'avversario, però arriva, resiste, arriva poi l'intervento di Meta
che regala il pareggio al 96esimo minuto al Leonfortese. Un gol cercato, voluto fortemente dalla Leonfortese, dobbiamo essere onesti. Sono 5 le occasioni create nel corso dei minuti di recupero dalla formazione di mister Sebi Catania. Cross in mezzo dalla sinistra, destro di Meta che a tu per tu con Thomas non sbaglia e al 96esimo regala il pari alla formazione ospite. Dicevamo, è successo di tutto. Mazzara che probabilmente ha la colpa di non averla chiusa nelle occasioni create quando avrebbe avuto la possibilità. Leonfortese che ha cercato il pareggio, ha creato tantissimo, due pali, una traversa, due interventi di Thomas e al 96esimo è Elton Meta a punire il Mazzara con questo destro ravvicinato su un cross arrivato dalla fascia sinistra. Dunque adesso vedremo quanto si andrà avanti, perché effettivamente erano 6 minuti di recupero. Il gol della Leonfortese è arrivato proprio al 96esimo minuto, si riprende a giocare e arriva anche il triplice fischio finale qui al Nino Vaccara. È 1-1 tra Mazzara e Leonfortese. Quanti rimpianti per il Mazzara, che avrebbe potuto portarsi a quota 24 punti. Termina 1-1 la sfida del Nino Vaccara. Mazzara in vantaggio nel corso del primo tempo al 36esimo con il colpo di testa di Ventrone. Nella ripresa, soprattutto negli ultimi 20 minuti, la Leonfortese ha creato tantissimo e al 96esimo è arrivato il gol del pari firmato da Elton Meta. Dallo stadio Nino Vaccara è tutto, appuntamento alla prossima gara interna dei Canarini in programma domenica prossima qui al Nino Vaccara contro lo Sciacca.